Alle 20:30, buon sabato sera dal TG2000. È stata proprio la sua cittadina a dargli l'ultimo saluto nella chiesa di Santa Maria del Carmine, a Tecchiena, dove abitava. È una comunità che piange, quella di Alatri, ai funerali di Emanuele Morganti, una vita spezzata da un branco feroce. Mio figlio non ha trovato il buon samaritano, ha detto la mamma. Su Emanuele una ferocia disumana, ora serve misericordia, ha affermato il vescovo nell'omelia. Barbara Masulli. Si sorreggono l'uno con l'altro, stringono fra le mani lo striscione con la foto di Emanuele e palloncini con su scritto il suo nome. Sono Alessia, Natascia, Danilo, sono gli amici di Lele. In tanti, tantissimi a Tecchiena per salutare Emanuele Morganti. La chiesa è gremita, le telecamere restano fuori. Anche all'esterno la folla è sconfinata. Bambini, anziani, sotto un sole troppo caldo per essere aprile. Il silenzio è rotto dalle parole del vescovo di Anagni Alatri, Monsignor Loppa. Parole che attraverso gli altoparlanti risuonano a Tecchiena. E dobbiamo passare dal risentimento anche dallo spirito di vendetta che circola in questi giorni, alla gratuità. Dall'indifferenza alla responsabilità. La non violenza si impara in famiglia. È lì che si impara a non essere analfabeti del cuore. Dio non lo ha chiamato perché era cattivo, ha detto la mamma di Lele, Lucia, ma lo ha solo ricevuto dalla cattiveria degli uomini, lo ha accolto. La gente che conosceva Emanuele, venuta qui nella chiesa della Madonna del Rosario per dargli l'ultimo abbraccio, lo descrive come un ragazzo sempre sorridente, solare e appassionato. Lui era un ragazzo solare, bravo, aiutava, disponibile. Andava a caccia, andava a pesca. Il sorriso di Emanuele è quello descritto da sua sorella, Melissa. Anche lei parla attraverso gli altoparlanti e grida il suo amore verso il fratello. Sei arrivato in uno dei momenti più difficili per la nostra famiglia. E da quel momento ogni cosa ha avuto un nuovo senso. Il bianco è il colore che accompagna questo funerale. Bianco come le colombe che rappresentano la pace, i palloncini che si alzano in cielo quasi a voler raggiungere Lele. Bianco come la sua bara portata in spalla dagli amici di sempre. Voltiamo pagina. Le proteste dei terremotati del centro Italia stamattina hanno bloccato la Salaria con i trattori. Presidio anche davanti a Montecitorio. I cittadini del cratere chiedono al governo di rispettare gli impegni e di passare dalle parole ai fatti. E dalla Sardegna lo sbarco delle 1000 pecore a Civitavecchia, donate dai pastori dell'isola a quelli umbri. Augusto Cantelli. La riscossa dei terremotati, giornata di proteste delle popolazioni colpite dal sisma di Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, bloccata dai manifestanti la Salaria presso Arquata del Tronto. Dobbiamo bloccare la strada, non dobbiamo far passare nessuno oggi. Ma a cuore del giorno della riscossa è Roma, dove sono accorsi in tanti per chiedere un cambio di passo. Vi sentite ancora abbandonati? Assolutamente sì, non saremmo qui. Le attività sono la vita della montagna, perché se non c'è lavoro non c'è dignità. Punto, basta, chiudo. Peggio di prima, perché i primi interventi dopo il 24 sono stati di messa in sicurezza di alcune case. Dopo niente, hanno solo evacuato la zona rossa, e non hanno fatto assolutamente niente. Ti impedisco di fare qualcosa a te e non si è mosso niente. Alle richieste dei manifestanti che si dicono pronti a bloccare il paese risponde il premier Gentiloni, che ribadisce l'impegno dell'esecutivo. Non si fermano tuttavia i gesti di straordinaria solidarietà nei confronti delle persone colpite dal sisma. All'alba, Civitavecchia, su 5 tir è sbarcata la solidarietà dei pastori sardi che domani consegneranno oltre 1000 pecore ai colleghi di Cascia per ricominciare. Siamo con una spedizione di pastori dalla Sardegna, nonostante le grosse difficoltà che attraversiamo economiche, noi con latte sottopagato abbiamo raggruppato oltre 1000 pecore che stiamo donando per ridare speranza agli allevatori di Cascia che hanno subito questo sisma e hanno perso tutto. Gli animali, le aziende.
E da Cernobbio, lo avete sentito, arrivano le rassicurazioni del Premier Gentiloni sugli impegni presi per le zone terremotate. Sono una priorità assoluta per il governo che sta lavorando per abbassare il costo del lavoro e la tassazione a vantaggio della ripresa dei consumi, ha aggiunto il Presidente del Consiglio parlando agli imprenditori riuniti al forum di Confcommercio in merito all'approvazione del nuovo documento di economia e finanza che verrà presentato il prossimo 10 aprile. E tra le misure più importanti del DEF c'è la riforma del catasto. I lavori procedono speditamente in Parlamento con il supporto dei partiti di destra e di sinistra, ma l'aggiornamento delle rendite giocherà un brutto scherzo a chi possiede case lussuose e nei centri storici. Giorgio Schiavoni. Messa nel cassetto un paio d'anni fa per timore che potesse comportare un aumento delle tasse sulla casa, la riforma del catasto inevitabilmente riparte. Da troppi anni, infatti, le rendite catastali vengono calcolate in modo inadeguato a rappresentare i valori del mercato immobiliare. E così il progetto sarà in cima al nuovo piano di riforme che il governo presenterà con il DEF, il documento di economia e finanza. Il criterio principale della rivoluzione degli estimi catastali è che saranno calcolati non più in base ai vani, il numero delle stanze, ma proporzionalmente ai metri quadri e al valore commerciale dell'immobile. L'aggiornamento delle rendite catastali, presumibilmente, penalizzerà i proprietari di case nei centri storici, di solito con poche grandi stanze. Se ne gioverà invece chi ha un piccolo appartamento di periferia. Le rendite catastali aggiornate avranno anche degli effetti indiretti, perché incidono parecchio sui nuovi parametri ISEE. Una volta approvata, la riforma avrà comunque bisogno di almeno 5 anni per essere attuata. Il riordino catastale interesserà oltre 62 milioni di immobili, di cui l'Agenzia delle Entrate nelle misure catastali ha già iniziato a fornire i dati anche in metri quadri. Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime di una frana che ha investito la città di Mocoa in Colombia. Il numero dei morti è salito a 112, centinaia i dispersi. Lo tsunami di fango causato dalle piogge torrenziali dei giorni scorsi. Leonardo Possati. Una tragedia forse evitabile, ma dalle proporzioni che rischiano di diventare enormi. Siamo nel sud della Colombia, vicino alla città di Mocoa, a 500 km da Bogotà. Qui lo straripamento di un fiume dovuto alle forti piogge ha causato una gigantesca frana che ha travolto alcuni centri abitati, uccidendo almeno 112 persone e ferendone più di 200. Ma il bilancio è provvisorio. La difficoltà che presentiamo inizialmente è perché sigue piovendo. Come racconta il capo della polizia locale, i soccorsi sono in corso, ma le difficili condizioni climatiche, le strade distrutte e le difficoltà per raggiungere le zone rurali stanno rallentando gli sforzi. Basti pensare che dove le strade non sono agibili ci vogliono anche 3 ore a piedi per raggiungere i centri abitati. Case spazzate via, alberi sradicati, strade distrutte, ma soprattutto tonnellate di fango e acqua che hanno invaso tutto portando via con sé vite umane. Sul posto è arrivato anche il presidente Santos per sovrintendere i soccorsi. Lavori sospesi per ora nel cantiere di Melendugno in provincia di Lecce, dove è previsto il tunnel del gasdotto. È stato raggiunto un accordo tra Inotap e la multinazionale che si occupa della struttura. Il camion con il carico di ulivi espiantati sono tornati indietro. Marcello Favale. Il vento sembra essere cambiato davanti ai cancelli dei cantieri per la realizzazione del gasdotto TAP per portare il gas dell'Azerbaigian in Italia. Dopo la contrapposizione forte tra manifestanti e forze dell'ordine dei giorni scorsi, oggi era ripreso l'espianto degli ulivi, cogliendo di sorpresa la comunità locale, che in un primo momento si era radunata davanti alla masseria dove gli ulivi vengono temporaneamente stoccati in attesa di ritornare sul loro sito originario una volta che i lavori saranno terminati. E così ad inizio mattinata sono stati bloccati i camion con gli ulivi espiantati, con i manifestanti che si sono sdraiati per terra davanti ai mezzi. Qualche momento di tensione, poi anche la presenza dei bambini delle scuole elementari di Melendugno, ha suggerito ai manifestanti e alle autorità di polizia, con la mediazione dei sindaci del circondario, un atteggiamento più dialogante. Verso la fine della mattinata è stato raggiunto un accordo con l'intervento del prefetto di Lecce. Gli automezzi con gli alberi sono tornati indietro ed il grosso dei manifestanti li ha seguiti abbandonando il sito della masseria. Per oggi è finita così, ma la questione è ben lungi dall'essere risolta. Noi le nostre radici le abbiamo qui e da qui non ci muoviamo. Chi è l'usurpatore? È TAP. Il governo italiano deve capire che ci stanno altre soluzioni.
Domani a San Foca, davanti alla zona dove dovrebbe approdare il tubo del gasdotto, manifestazione popolare per ribadire l'opposizione delle comunità locali al progetto. Mentre intanto la Digos della Polizia di Lecce cerca di fare luce sullo scoppio nella tarda serata di ieri di due bombe carta davanti ad un ingresso secondario nell'albergo che ospita il contingente delle forze dell'ordine impegnate nel presidio del cantiere, ma anche la scuola del Lecce. Tifosi delusi o oppositori del gasdotto che vogliono alzare il tiro? Grande l'attesa della gente per la visita di Papa Francesco domani a Carpi e a Mirandola, che TV 2000 seguirà interamente in diretta a partire dalle 9. I due comuni dell'Emilia, colpita nel 2012 dal terremoto che causò 28 morti, furono segnati da grandi danni ad edifici e aziende, come ci racconta l'inviato Paolo Fucili. Per i carpigiani è la terza piazza più grande d'Italia, anche se non è vero ci stanno 15.000 sedie che magari non basteranno per la messa del Papa. Atmosfera elettrica a Carpi, città solitamente tranquilla, neppure fa provincia, ma per Francesco si sa, i punti di vista che contano sono proprio quelli delle periferie. Perché è il punto di vista che ci permette anche di approcciarci come comunità alle grandissime sfide della contemporaneità. Penso ai flussi migratori, penso all'invecchiamento della popolazione, penso alla depressione dal punto di vista economico e appunto alla disoccupazione. Città orgogliosa, colpita ma non piegata dal terremoto di 5 anni fa. Abbiamo avuto le emergenze abitative, chiaramente, e abbiamo avuto emergenze legate al lavoro che per molte famiglie è venuto meno. Città operosa e solidale, alle prese anch'essa con gli strascichi della lunga crisi economica, e tutti sanno che Francesco dice parole sempre incisive su lavoro e povertà. Non è più una questione di fede, ma è proprio una questione di sentirsi rincorati da una persona che capisse chi ha bisogno. Un giorno speciale si prepara per Anna, madre di un operaio morto in fabbrica col terremoto. 3-4 mesi fa gli ho anche scritto a Santo Padre, mi ha risposto con una lettera stupenda e gli avevo proprio ostentato questa voglia di incontrarlo e mi ha risposto chissà un giorno. Per Don Carlo, parroco da 40 anni di Sant'Agata, che presto avrà una nuova chiesa con prima pietra benedetta domani. È vero che la comunità non è la struttura, non è l'edificio, ma sono le persone. Però col terremoto abbiamo capito che le strutture ci vogliono. Un giorno speciale per i seminaristi che avranno Francesco seduto a pranzo con loro. Quando gliel'ho comunicato non credevano alle loro orecchie e veramente si sono commossi. Per tutti, assicura il barista della piazza. Solo amore, va bene? Più bello di così non c'è niente. Fuggite dal carrierismo e la vera peste della Chiesa, lo ha detto Papa Francesco davanti al Collegio Spagnolo San José a Roma, in occasione dei 125 anni dalla fondazione. Il diavolo entra sempre dalle tasche, ha sottolineato il pontefice, aggiungendo parole e abbraccio al suo discorso in spagnolo. E i santuari al centro dell'evangelizzazione della società di oggi, lo dice un documento del Papa, pubblicato oggi, nel quale Francesco afferma che questi luoghi di devozione devono essere ancora più al cuore dell'opera di diffusione e trasmissione del messaggio del Vangelo, veri e propri centri propulsori della fede. Nicola Ferrante. Semplice e genuina, ma non per questo di serie B, Francesco rilancia la fede popolare dei santuari con un motu proprio pubblicato oggi, ma datato 11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes. Il Papa ha deciso di trasferire tutte le competenze finora attribuite alla Congregazione per il Clero al Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. In sintesi, il Dicastero Vaticano, retto da Monsignor Fisichella, si occuperà dell'istituzione di nuovi santuari e dell'approvazione dei relativi statuti, nonché della promozione pastorale di rinnovamento della ricca tradizione legata alla pietà popolare. Terzo, della vigilanza su un'adeguata assistenza spirituale e della valorizzazione culturale di tali luoghi secondo la via della bellezza. Una scelta che arriva mentre si attende la decisione su Medjugorje, dove proprio in queste ore, come documentano questi filmati amatoriali, è arrivato l'inviato pontificio che questa domenica celebrerà la sua prima messa in un luogo non riconosciuto al momento come santuario, per poi incontrare per la prima volta nel pomeriggio di
di mercoledì 5 i giornalisti convocati in conferenza stampa. Ma perché l'attenzione di Francesco ricade sui santuari? Questi luoghi, nonostante la crisi di fede che investe il mondo contemporaneo, scrive il Papa nel motu proprio, vengono ancora percepiti come spazi sacri verso cui andare pellegrini per trovare un momento di sosta, di silenzio, di contemplazione nella vita spesso frenetica dei nostri giorni. Un desiderio nascosto fa sorgere in molti la nostalgia di Dio, luoghi cioè dove il vedere e il toccare la fede sono esperienze concrete, dove si sperimenta l'amore di un Dio che accoglie, sa attendere, confortare, abbracciare, prima ancora di giudicare. Una casa per tutti, dove il desiderio di implorare perdono al Padre del Cielo esplode fortissimo e ancora più forte la certezza di essere poi perdonati. Quello di Guadalupe in Messico, il più visitato con 20 milioni all'anno, segue Aparecida con 12, San Giovanni Rotondo con 7, Assisi con 6, Lourdes con 5. Indimenticabile l'atto di venerazione alla Guadalupana di Francesco, lunghi minuti cuore a cuore con la Mamma del Cielo, che spiegano meglio perché i santuari sono la culla della fede. Ci salutiamo così, il TG 2000 torna ad informarvi lunedì a mezzogiorno, nel frattempo passate un ottimo fine settimana.